dei cittadini oggi non presenterà il proprio progetto qui per due ordini di motivi. Il primo, perché in 10 minuti non avrebbe senso riportare un lavoro di 2 mesi pesante, faticante, dettagliato e impegnativo, che ha impegnato ingegneri, ha impegnato geologi, ha impegnato legali, e mi fermo. Il secondo motivo, altrettanto importante, è che il nostro progetto, come è stato detto prima dall'ingegner Gea, è già a un livello di dettaglio molto vicino allo stato di fatto del progetto depositato da Rete Ferroviaria Italiana per la sinistra Adige. E allora, noi che crediamo al dibattito pubblico, non intendiamo sicuramente fornire degli elementi che possano dare contributo a una delegittimazione tecnica basata su del qualunquismo ingegneristico piuttosto che su prese di posizioni unilaterali. Ci concentriamo invece sul dibattito pubblico. Ho sentito appena adesso una sequela di processo, una sorta di processo alle intenzioni. E allora la rete dei cittadini rifiuta il concetto che istituti democraticamente impostati e democraticamente decisi per forza di cose devono essere venduti al nemico. La dobbiamo piantare con questo atteggiamento, perché altrimenti non avrebbe neanche senso che fossimo noi qui a parlare di queste cose. Non avrebbe senso tutto il lavoro che la rete ha fatto in questi mesi. Non avrebbe senso pensare che noi domani mattina facciamo 1800 pagine di progetto come RFI, perché i progetti, signori, non si pesano a chili di carta, si pesano in base alla loro consistenza di idee e ai contenuti che vengano adeguatamente proposti, senza lacune, come ci sono nel progetto da 1800 pagine di RFI, e che contenuti che devono risolvere i problemi, non porli, come abbiamo sentito in questi mesi. La rete non ha mai parlato o pensato di fare un progetto in funzione del progetto di sinistra Adige. La rete è partita dal primo progetto che, guarda caso, ha fatto RFI, che era in destra Adige. Era un progetto che si è rivelato inadeguato per una serie di criticità e di prese di posizione anche comprensibili e legittime del mondo contadino a nord di Trento. Quindi siamo partiti da questo progetto. Per noi il faro è il progetto del 2003, e siamo andati a vedere perché non andava bene quel progetto. L'abbiamo smontato pezzo a pezzo e l'abbiamo rifatto, perché così si fa. Se una cosa non ci va bene, non la buttiamo via, vediamo se possiamo farla meglio. Questo detto ha portato e ha sortito qualche effetto anche sulle istituzioni e l'amministrazione comunale di Trento. Ricordo che l'altra sera in un consiglio, Elio, non è stata votata solo una delibera col brodino, perché io lo definisco tale, del lodo Piccoli per mettere d'accordo tutti i gruppi, è stata votata all'unanimità, sono state votate all'unanimità 2 mozioni, di cui una recita: mi sono accertato oggi che questa mozione genererà una delibera precisa, non verrà annacquata, emessa nella prima delibera. Questa delibera recita che il Consiglio, all'unanimità è stata votata, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi presso tutti gli enti competenti, gli organismi e soggetti decisori, anche nella fase di svolgimento del dibattito pubblico, prendendo posizione politica e facendosi parte attiva affinché entrambe le soluzioni progettuali ad oggi proposte da RFI, il tracciato di sinistra Adige e quello della rete dei cittadini di Trento, nuovo progetto tracciato in destra Adige, che siano prese in considerazione, poste in adeguata analisi comparativa e trattate con lo stesso rispetto e la stessa dignità. La differenza di fondo tra la rete dei cittadini, che io qua ho il privilegio di rappresentare oggi, è
tra la rete, dicevo, e altre posizioni che qua legittimamente sono rappresentate, è che la rete ha pensato fin dall'inizio ad un piano B. Cioè, se l'opera si farà, e la rete ha sempre detto che va fatta, ha citato prima anche l'ingegner Gerra la necessità per passare dalla gomma alla rotaia, che venga fatta quest'opera, è necessario per la rete che sia in destra Adige. Il comune, la provincia e RFI hanno solo il piano A, cioè fare la sinistra Adige. Anche quelli che di voi non vogliono nel caso l'opera hanno solo un piano A, non hanno un piano B, perché se quest'opera si farà non avranno un piano B da proporre. E allora, siccome mi hanno insegnato che per capire le posizioni degli altri bisogna leggerle, ho letto questo è un libro molto ben fatto da parte di giornalisti, tecnici e altri soggetti che in un modo o nell'altro si interessano alla qualità della vita e alla difesa delle risorse naturali e della vivibilità per i cittadini. È pieno di dettagli tecnici e stimo chi ha fatto questo libro, però anche questo libro è un piano A e basta, dice solo perché non si può fare una cosa, ma non dice se la vogliono fare comunque, come la faremo e chi deve decidere come farla, non lo dice. Quindi l'arena vera dove si gioca la partita e dove oggi purtroppo ad oggi c'è solo la rete dei cittadini è quella di contrapporre la destra Adige alla sinistra Adige, cioè la proposta e non solo la protesta. Noi pensiamo che i problemi vanno gestiti e non subiti, che le proteste devono andare verso i progetti sbagliati, non verso le persone. Le proteste devono essere armate di un'alternativa credibile, solo così ci può essere utile alla collettività. La rete ci ha messo la faccia, sempre e in ogni sede fin dal primo momento. Ci ha messo la professionalità e mai gli interessi personali. Ha proposto un progetto con 20 punti qualificanti, penso l'avete visto anche in televisione, ho avuto modo di fare un'intervista, 20 punti qualificanti. Dove si dice che cosa non accade con la destra Adige e che cosa invece accade con la sinistra. Sono inoppugnabili da chiunque, in ogni sede, anche nel prossimo dibattito pubblico. Per cui voglio solo concludere questo intervento, mi scuso per il pathos, ma una strada l'ha presa e la barra va tenuta dritta da tutti. Noi l'abbiamo fatto finora, vi chiediamo il contributo per questo e credo che concludo ringraziando quei ragazzi che per 3 giorni sono stati sotto la sede del Consiglio Comunale a Palazzo Tun. Probabilmente non sono né ingegneri, non sono né geologi, né avvocati, né altre figure professionali di rilievo. Hanno giocato la loro partita, anche loro, non hanno aspettato un risultato fuori dallo stadio per dire è andata male, hanno partecipato a una partita e hanno avuto, come si dice, il coraggio di avere paura, paura di non essere compresi o paura di essere peggio ancora derisi, ma a modo loro hanno fatto politica mettendoci la faccia e hanno esercitato la cosa che forse c'è più cara, la democrazia.